Io direi di partire quindi dal primo classificato per quanto riguarda le pagelle, e ovviamente il voto massimo va a Max. Va a Max, intanto ecco il mio voto è 10, vediamo se qualcuno di voi è d'accordo. Leggo, sì, entrambi i piloti, sia Max che Hamilton, sicuramente meritano voti molto alti. In questo caso Max do 10 perché alla fine non ha mai mollato, anche quando le cose ormai sembravano perse. E è vero che grazie alla Tifi, grazie alla safety car provocata dalla Tifi, lui è riuscito a riportarsi sotto e ad anticipare una sosta ai box per il cambio gomme, gomma rossa, quindi per fregare Hamilton subito alla ripartenza. Però c'è da dire che anche lui, con una macchina, con un setting che sicuramente non andava a giovare per le prestazioni di questo circuito, è rimasto sempre lì, attaccato per quel che poteva, chiaramente. Grandissimo, grandissimo aiuto da parte di Sergio Perez, che prenderà anche lui un voto altissimo, addirittura secondo me più alto di Max, anche se siamo, credo, entrambi sul 10. E quindi di conseguenza diciamo che grande lavoro del team Red Bull, grande lavoro di Sergio Perez, ma soprattutto un grande Max, un grande campione del mondo che finalmente va a spodestare Lewis Hamilton da una rincorsa come dire, all'ottavo titolo mondiale, che fa sì che Hamilton rimanga a pari mondiali con Schumacher. Grande cosa per un tifoso ferrarista. Quindi diciamo che sì, voto 10 a Max per la tenacia, per il fatto che non abbia mai mollato durante la gara, anche quando tutto sembrava ormai perso. Chiaramente poi un pilota del genere per vincere dei campionati ha anche bisogno di un po' di fortuna. La fortuna è arrivata dalla safety car provocata dalla Tifi, però lui poi ha sfruttato l'occasione, il team ha sfruttato l'occasione montando le gomme rosse e bruciando Hamilton poi la ripartenza subito dopo l'entrata della safety car. Quindi Max, voto 10, complimenti, congratulazioni a tutto il team Red Bull, a Max, perché davvero quest'anno hanno, soprattutto lui, ha strameritato la vittoria del campionato. Penso, ditemi se siete in disaccordo, chiaramente accetto, leggerò tutti i vostri commenti. Allora, leggiamo un po' di commenti a riguardo, vediamo cosa è arrivato. Allora, io sono un tifoso della Ferrari e dico che Verstappen è il vero predestinato e non Leclerc. Leclerc si vedrà nel 2022, dice Blue Warrior. Poi, insomma, ha tenuto abbastanza il passo di Lewis con un assetto così così. Condivido appieno. Vediamo, vediamo, vediamo. E poi, vediamo se ci sono altri messaggi. Sì, vedo che siete abbastanza d'accordo comunque con tutto quello che ho appena detto anch'io. Sicuramente ha meritato in questo caso il mondiale se guardiamo il complesso anche un po' di tutte le sue prestazioni. Passiamo direi a questo punto ad Hamilton. Quindi Hamilton, seconda posizione, e alla fine è arrivato a circa 2 secondi di distacco da Max. E cosa vogliamo dire? Hamilton, quello che poteva fare l'ha fatto, quindi un utente può inviare un messaggio. Beh, provvediamo subito, Vigo, se chiedo a Gabriel che gestisce la chat se può magari ridurre le tempistiche così siamo a posto. E ciao Ale Giampi, grazie per il follow, grazie mille. E dicevo, parlando un po' di Hamilton, lui quello che doveva fare l'ha fatto, quindi alla partenza ha bruciato Max, e gli ha dato un distacco, stava iniziando a dare un distacco importante, è stato fermato, è stato placato un po' dalla strategia Red Bull, che è stata quella di far rimanere Sergio Perez in attesa un po' di Hamilton, con delle gomme rosse che praticamente ormai erano bruciate, eppure il grande Sergio è riuscito a tenerlo dietro. Però quello che doveva provare a fare Lewis l'ha fatto per portare il mondiale a casa. Quindi anche lui non do un voto, diciamo, non do il voto di Max, quindi il 10 di Max, gli do un 9, perché comunque poi alla fine il mondiale l'ha vinto Max, quindi mi sembra giusto così, e di conseguenza gli do un 9 come punteggio finale per tutto quello che abbiamo visto, sia a livello di campionato totale, ma anche nel corso di questo Gran Premio. Lui quello che doveva fare l'ha fatto, non ci è riuscito. Sicuramente si può parlare di sfortuna in questo caso, perché non fosse arrivata la safety car di Latifi, probabilmente eravamo qui con
con un logo dedicato a Lewis Hamilton. Così non è stato, però alla fine insomma anche lui il suo l'ha fatto, quindi voto per Lewis Hamilton 9. Non so se siete d'accordo, scrivetelo pure nei commenti. Intanto saluto Samulo che ci lascia, torna presto Samulo. Con una Mercedes non al top quest'anno Hamilton è stato bravissimo. Sì, condivisibile, anche se però nell'ultimo periodo devo dire che Mercedes è stata molto 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 sul pezzo e addirittura a tratti superiore, soprattutto negli ultimi Gran Premi. Chiaramente intendo Mercedes con come pilota Lewis, perché comunque se vediamo Bottas poi non ha ottenuto esattamente le stesse prestazioni di Hamilton, e anche ieri Bottas ha fatto il Valtteri solito, quindi non ha fatto grandi cose. Hamilton ne aveva di più di Mercedes. Sì, come pensiero e anche come cattiveria e avidità nel conquistare il mondiale, lui sicuramente ha cercato di fare quel qualcosa in più. Forse il team non ne ha approfittato, non è stato troppo intelligente a tratti anche durante il corso di tutto il campionato, come lo è stato Red Bull, perché alla fine diciamo che Max ha portato a casa un campionato sia per la sua bravura e per la sua tenacia, ma anche perché comunque tutto il pacchetto team, meccanici, strateghi ha sicuramente funzionato e ha regalato a Max il campionato del mondo. Chiaramente poi Mercedes, d'altro canto, è un team campione del mondo a livello costruttori, quindi comunque sono campioni del mondo da un punto di vista vettura e team. Chiaramente vale sicuramente di più il pilota, ma il team comunque è un campione del mondo anche quest'anno, quindi nell'era hybrid Mercedes comunque detta legge ancora rispetto ad Honda a livello motoristico, e quindi diciamo che si sono ripartiti un po' in questo caso quest'anno il pilota più bravo e la scuderia che ha tirato fuori le prestazioni maggiori, in questo caso soprattutto verso fine anno. Allora, Hamilton fortunato sempre nel 2021, Verstappen sempre sfortunato, ci voleva Latifi a rompere il ghiaccio. Infatti sicuramente Latifi è stato l'ago della bilancia che ha deciso il mondiale, però c'è anche da dire che sono stati bravi quelli di Red Bull, ma soprattutto Max, perché nel momento in cui hanno avuto l'opportunità di questa safety car, loro l'hanno sfruttata al volo, cosa che magari alcune volte team come ad esempio Ferrari, soprattutto nei casi di safety car, virtual o altre situazioni del genere, non riesce mai a sfruttare, e anzi perdono tempo, e come è capitato, non so se vi ricordate, l'anno scorso con Vettel, e quindi vanno a perdere posizioni e a gettare via poi una strategia che poteva portarli sicuramente più avanti. Latifi a rompere l'auto, non il ghiaccio. Sì, vero anche quello. Allora, poi, quindi dicevamo Verstappen 10, Hamilton direi 9. E Carlos Sainz, partiamo subito con un voto che va sull'8,5 9, mi sento di dire più 9. Uno, perché ha concluso la stagione con un podio, che per Ferrari, come sappiamo, è molto difficile. Soprattutto negli ultimi tempi, portare una delle due monoposto di Maranello a podio, quindi è stato molto molto bravo. E in più io mi sento più di dargli un 9 che un 8,5, perché alla fine lui partiva con delle posizioni di svantaggio in classifica in campionato e porta a casa la quinta posizione del campionato piloti, cosa non banale perché è il suo primo anno di presenza in Formula 1 con Ferrari, e quindi è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni, ad essere sicuramente costante nelle varie prestazioni che poteva offrire, e devo dire che si è meritato sicuramente questa quinta posizione nel campionato, ricordando che comunque lui è il primo pilota subito dopo i due piloti di Mercedes e Red Bull che quest'anno hanno corso una categoria a parte. Quindi alla fine della fiera l'ha spuntata Carlos, non sicuramente una bella pubblicità
per Leclerc, perché comunque ti arriva un pilota al primo anno, nonostante tutta l'esperienza che hai tu con la monoposto di Maranello, arrivi dietro, però c'è da dire che poi c'è anche la costanza, la bravura, se vogliamo anche la fortuna del pilota Carlos Sainz, anche se non ne ha avuta molta, e soprattutto ricordo che molte volte è stato anche svantaggiato da ordini di scuderia, quindi poteva avere addirittura quei 10-12 punti in più. Vero anche che Leclerc è stato sfortunato a Monaco per la rottura appunto del cambio provocata dall'uscita di pista nelle qualifiche, lì sicuramente portava a casa la vittoria, però comunque è stato bravo Carlos, quindi voto per Carlos Sainz per la stagione che ha disputato, per il Gran Premio di ieri, per il terzo posto e il quinto del mondiale, voto 9. Comunque Mick stava davanti a Latifi, grande Mick. Sì, è vero, anche Mick ha fatto un ottimo Gran Premio. Adesso andiamo in ordine per vedere un attimo appunto le posizioni. Quindi, quarto posto, parliamo di Yuki Tsunoda, che ieri devo dire che ha tirato fuori una bella prestazione. Quindi ultimamente ci ha un po' abituato degli alti e bassi, però finalmente ha fatto una bella gara, non ha sbagliato più di tanto, anzi ha impegnato anche molto Leclerc nelle fasi di gara, quindi devo dire che non posso parlare male, non posso dare un voto basso neanche a Yuki Tsunoda, che comunque porta a casa un quarto posto, questa volta scavalcando il suo compagno di squadra, e quindi direi che un Yuki Tsunoda visto ad Abu Dhabi con questo tipo di tenacia e anche di costanza merita sicuramente un voto alto anche lui, e darei un voto che è l'8. Non so se siete d'accordo, scrivetemelo pure nella chat, così cerchiamo di capire se siete d'accordo anche voi a riguardo. Allora, vediamo un po' se... Allora, potresti provvedere al fatto che si può inviare un messaggio ogni 2000... Sì, credo che abbia già risolto Gabriel. Sainz 9,5, al primo sprint ha gestito benissimo le gomme, ha avuto per tutta la gara un buon passo gara e ha finito il mondiale quinto, il primo degli altri, e con 4 podi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, come dicevamo. Ciao Gino Bagigio, ci scrive Tsunoda 8+, Stefano 8, Blue Warrior ci dice invece 7, anche perché all'inizio della stagione commetteva tanti errori. In questo caso su Tsunoda baderei più, diciamo, al complesso della gara che abbiamo visto ieri, quindi io starei sull'8 per Tsunoda. Allora, quindi Tsunoda dicevamo 8. Poi, quinto posto troviamo Gasly. Gasly, diciamo che diamo un voto leggermente inferiore a Tsunoda, perché comunque gli è arrivato dietro, ecco. Anche lui comunque fa una buona gara. E, se non sbaglio, monta le hard a inizio gara e spalleggia un attimino Fernando Alonso all'inizio, e poi, se non sbaglio, dopo la sosta supera anche Alonso, se non ricordo male. Però ecco, diciamo che visto che è arrivato qualcosina dietro al suo compagno di squadra, questa volta gli diamo un voto leggermente inferiore. Quindi Tsunoda direi 8, come dicevamo, e Gasly mi sento di dargli un 7. Non so se siete d'accordo anche in riferimento a Gasly. Però, insomma, poteva anche cercare di fare qualcosa in più, magari di superare Tsunoda in gara, non è riuscito. E comunque ha guadagnato delle posizioni, se non sbaglio appunto su Norris e Perez, e poi una in pista, una fatta ai danni di Bottas, quindi anche lui voto comunque altino, siamo sul 7. Vedo se siete d'accordo, leggo anche la vostra votazione per Gasly, che come vedo qualcuno mi diceva 7,5, io sono sul 7. Sì, sì, certo, alla fine daremo anche un voto finale alla stagione nel complesso. E allora, continuiamo un attimino a... Dunque, Gasly, sesto posto dicevamo Bottas, voto basso, gli do un 5 esclusivamente perché lo vedo bello proiettato per la nuova stagione con Alfa, l'ho visto un po' rinvigorito solo a livello di entusiasmo. Però gara, come dire, molto molto opaca per il finlandese, che in partenza è stato, se non sbaglio, è stato superato da Leclerc in staccata. Non ha fatto grandi cose da un punto di vista di sorpassi, ha faticato comunque molto, e con una Mercedes del genere
devi comunque dare più supporto anche al tuo compagno di squadra che lotta per il mondiale, cosa che ha fatto Perez e che lui non è stato mai in grado di fare nel corso di tutta la stagione, anche quando aveva la possibilità. Ricordiamo appunto Gran Premi dove lui partiva davanti a tutti e poteva sicuramente cercare di fare qualcosetta per aiutare più Lewis, ma non c'è riuscito perché, come sappiamo, nel corpo a corpo la nota dolente di Bottas è proprio quello: il corpo a corpo ravvicinato non riesce mai ad avere la meglio, e soprattutto molte volte con una macchina del genere come Mercedes rimane infognato dietro nelle retrovie quando ha piloti con macchine inferiori ma che hanno una capacità maggiore della sua di portare prestazione. Quindi Bottas siamo sul 5, questo è il voto che mi sento di dare al Gran Premio di Bottas. Vedo che siete abbastanza d'accordo, perché comunque vedo dei 5 e 5 e mezzo, quindi di conseguenza direi che ci siamo abbastanza in linea con le mie previsioni, ecco. E dopo troviamo al settimo posto Lando Norris, che Lando Norris diciamo che riesce a fare una buona prestazione questo weekend, ha trovato sicuramente un setting, un feeling giusto con la macchina, e ricordiamo anche in qualifica ha fatto benissimo, partito terzo, quindi si è trovato lì con i due in lotta per il mondiale, ha fatto rivedere finalmente una McLaren competitiva, quindi un po' di colore arancione lì davanti, il che non guasta. In gara tutto sommato ha fatto quello che poteva, e quindi io direi che sì, anch'io sono sul 7 per Lando Norris, quindi diciamo che un 7 se lo merita tutto, che va un po' a pagare anche le prestazioni che ha avuto in qualifica e un po' tutto il weekend. Comunque è stato bravo, non posso dargli un voto basso, voto 7. Dopo Lando Norris troviamo Fernando Alonso. Alonso, un ottavo posto, arriva una posizione davanti al suo compagno di squadra Ocon. Anche Alonso, devo dire, tutto sommato non ha fatto negli ultimi tempi, come sappiamo, ha avuto una grande evoluzione un po' il team con entrambi i piloti, ma anche lui proprio a livello personale è riuscito a tirar fuori delle belle prestazioni, quindi mi sento di dare per questo Gran Premio e comunque per questi punti portati a casa per Alpine, che sono molto importanti anche per la prossima stagione, direi che Alonso in questo Gran Premio merita non voglio dargli un 6 perché lo reputo un po' poco, ma diamo un 6 e mezzo, questa è la mia previsione, e quindi diciamo che il suo solito passo gara l'ha tirato fuori, ha fatto durare la gomma, non ha fatto cose diciamo così eclatanti, però un bel 6 e mezzo io glielo darei. Vedo che voi avete anche voti più alti, quindi tipo 7, 8 e quant'altro. Ciao Baffolino, sono in live da mezz'ora. Comunque poi ricaricherò anche questo video su YouTube, in modo che chi si è perso, chi non è iscritto a Twitch, può vedere anche le pagelle, insomma può ascoltarle più che altro. Io sono sul 6 e mezzo per Fernando in questo Gran Premio, vedo che voi siete un po' più larghi di manica andando sul 7, però dai, insomma non siamo troppo distanti. Ok, dopodiché troviamo quindi da Alonso in ottava posizione, troviamo Ocon in nona posizione, subito dietro al compagno di squadra. E Ocon mi sento di dare anche a lui un voto tutto sommato abbastanza in linea a quello di Alonso, come dicevamo, perché sta trovando comunque anche lui, ha trovato soprattutto nel finale di stagione un feeling maggiore con Alpine, che è cresciuta a livello di team, e comunque tra safety car, virtual safety car, è stato anche un po' sfortunato Ocon, però alla fine va in zona punti e quindi anche lui in questo caso sarei su 6 e mezzo per Ocon, anche per lui. Infatti anche qui siamo abbastanza d'accordo, vedo, dietro al compagno di squadra, ma comunque appunti, ottima sintesi da parte di Stefano. Allora, dopo proseguiamo la classifica, decimo posto, ecco qua, troviamo qua un po' una nota dolente, perché al decimo posto in questo caso troviamo Charles Leclerc. Fa una buona partenza in questo Gran Premio, diciamo che prende una bella posizione su Bottas, fa un bel sorpasso in staccata, quindi molto molto stile Leclerc,
Dopodiché un po' di sfortuna, un po' la virtual, un po' appunto il discorso delle gomme, approfitta di varie situazioni in pista e tutto il resto, però alla fine della fiera, dopo tutto il caos finale, niente, non riesce a fare chissà cosa e si classifica decimo, portando a casa sì un punticino, quindi andando in zona punti, però perdendo di fatto le possibilità di andare a guadagnare il quinto posto nel campionato e quindi ragazzi il voto non è molto alto, ve lo dico da subito, sono abbastanza d'accordo con voi, lo vedo già scorrere, io Leclerc in questo Gran Premio gli do 5, fortemente penalizzato dalla virtual ragazzi, però doveva fare qualcosina in più, certo la sfortuna l'ha giocata tanto per la prestazione di Leclerc, però ragazzi, comunque ricordiamoci che lui è il primo pilota Ferrari e aveva comunque dei punti, delle possibilità maggiori rispetto a Sainz, ma ciò nonostante Sainz gli ha fregato la quinta posizione e si è classificato meglio. Quindi, per quanto mi riguarda, il voto di Leclerc in questo Gran Premio, 5. Vediamo un po' i vostri, 6 più, 5 e mezzo, 5, 6. Se teniamo più conto della sfortuna della virtual, possiamo sicuramente avvicinarci di più al 6, però un pilota del genere deve sempre comunque fare la differenza. E proprio perché in ottica 2022 dobbiamo portare a casa qualcosa di più. E se Sainz riesce ad arrivare, nonostante, come dicevamo già prima, nonostante ordini di scuderia favore di Leclerc, a di Leclerc a sfavore di Sainz, qualcosa significa. Quindi significa che Sainz poteva addirittura arrivare più su a livello di punteggio. Quindi voto 5. Dopo troviamo un Sebastian Vettel in undicesima posizione. Anche lui, tutto sommato, dopo i grandi exploit che ha avuto nei Gran Premi precedenti, riesce a concludere alla fine un campionato non chiaramente all'altezza del suo nome dei quattro campionati del mondo, però visto da dove arrivava, visto dalle prestazioni deludenti dell'anno scorso con Ferrari, qualcosina è riuscita a farla nonostante il team sia nuovo, sia fresco. C'è da dire che, se non sbaglio, correggetemi perché se non sbaglio ho visto la grafica così all'improvviso durante il GP, verso fine GP, è stato il pilota che ha fatto più sorpassi durante la stagione. Quindi diciamo che per Sebastian possiamo dare un voto che può essere 6 per quanto riguarda questa gara. Però proprio perché alla fine nel motorsport la cosa che conta di più sono i sorpassi, è giusto premiare un pilota che con la sua esperienza comunque ha portato a casa questa piccola statistica. Quindi, ecco, bravissimi, infatti, primo Sebastian, poi Alonso e Kimi. Ecco, e fatalità sono i tre piloti vecchia scuola che abbiamo all'interno del Circus. Ormai Kimi ci ha lasciati, però. Quindi Vettel nel complesso, visto che ha vinto questa statistica, gli do un bel 7. Per quanto riguarda il Gran Premio, ero più verso il 5,5-6, però 7 per complimentarci anche un po' con lui per la classifica sorpassi. Penso possiate essere d'accordo in merito perché alla fine anche Sebastian. Sì, dai, vedo dei 6 e mezzo, dei 6. Come dicevo, se guardiamo il GP, anch'io ero più sul 6. Gli do 7 per la classifica vinta dei sorpassi, dai. Poi, dodicesimo posto, Ricciardo. Ora, Ricciardo, anche lui non gli do sicuramente la sufficienza, cioè come voto avevo pensato più a un 5. Anche lui è stato un po' sfortunato, strategia, safety car, non ha avuto lo stesso passo del compagno di squadra Lando Norris, non arriva a punti, di conseguenza non porta nulla di positivo per il team. Gara nella media delle ultime di Ricciardo e di conseguenza direi che Ricciardo gli diamo un 5. Vedo che arrivano anche i vostri 5, 5 e mezzo, 5 più, 5 meno, quindi un 5 secondo me potrebbe essere il voto più esatto, più giusto per l'andamento della gara di Ricciardo.
spero che riuscirà ad abituarsi alla macchina. Sì, ma in realtà poi diciamo che ormai non è, secondo me, al di là dell'abitudine e tutto il resto, lui ha dimostrato che di essere veloce, cioè voglio dire, ha portato a casa un gran premio, ha vinto Monza con McLaren, quindi cioè Ferrari non è riuscita a portare a casa nessun gran premio quest'anno, loro sì, e soprattutto con il pilota che non ti aspettavi, quindi con Ricciardo. Quindi alla fine, dai, insomma, diamogli anche un po' di fiducia, mi è simpatico come pilota, è molto bravo, deve trovare il suo passo, quello sì. Sì, è confermato per l'anno prossimo. Ho una domanda, aspetta un attimo, una domanda un po' stupida, ma i piloti come fanno a capire quando aprire il DRS? Praticamente li si attiva sul volante il comando, cioè li si attiva una sorta di LED, in più gli viene fuori una scrittina se non sbaglio, e hanno la possibilità di pigiarlo. Ci sono dei sensori che vanno a rilevare i punti appunto di apertura del DRS e loro dal volante possono agire e aprire l'ala sostanzialmente. Sembra quasi automatico, perché infatti uno pensa che durante il Gran Premio, durante le qualifiche, le prove e tutto, vedi queste ali aprirsi quasi in maniera automatica, ma in realtà poi è il pilota che va a pigiare il tastino, ecco, per l'apertura del DRS. E allora, quindi siamo arrivati a Ricciardo. Io ho una domanda, il pulsante Tactics nel muretto, se adesso a che serve? Allora, Vigo, questa chiaramente è una domanda ironica da parte di Vigo, ma secondo me serve a tirare bestemmie, cioè loro pigiano lì, tirano giù quattro porchi e poi niente, danno le varie strategie a Lewis e a Bottas, ecco. Allora, un attimo che mi sono perso, siamo arrivati a Ricciardo, 12esima posizione, quindi 13esima posizione per Lance Stroll. E Lance Stroll, voto, diciamo subito il voto perché poi ecco, non ci soffermiamo troppo su piloti normali, diciamo così, voto 5, e, se non sbaglio in partenza era davanti a Sebastian, anzi sì, era davanti, quindi viene superato, è finito dietro anche a Ricciardo, non è stata una delle sue gare migliori, non ha fatto grandi cose, quindi senza soffermarci troppo direi Stroll 5, così almeno andiamo un po'... arriviamo anche ad altri piloti. Quindi, 14esima posizione, andiamo a parlare questa volta di Mick Schumacher. Allora, Mick Schumacher, intanto scrivetemi secondo voi il voto di Mick Schumacher, così vediamo se è in linea con il mio. Mick Schumacher io gli do, prima ancora di parlare, tra il 6,5 e il 7. Sì, dai, diamoli 7 per la fiducia, vedo che anche voi siete abbastanza d'accordo. E voto 7 per Mick Schumacher perché alla fine ha fatto una buona prestazione, in partenza ha superato tutte e due le Williams, quindi alla fine quello che poteva fare con quella sua modestissima monoposto l'ha fatto, che è stato quello di mettere dietro le Williams, ha tenuto dietro Latifi nel corso della gara, prima appunto dell'incidente che poi ha coinvolto Latifi, che ha provocato la safety car, quindi partenza da sogno, tiene dietro le Williams, Latifi è praticamente sempre dietro di lui, quindi voto 7. Questo è il mio voto finale su Mick Schumacher. Sì, dai. Vedo che anche voi siete abbastanza in linea con il voto finale. Poi parliamo dei ritirati, perché ovviamente poi andiamo a vedere i ritirati, che sono Latifi, Perez, Giovinazzi, Russell e Raikkonen. Andiamo un po' ad analizzarli in ordine un po' di posizione, no? In ordine di posizione ufficiale FIA. Quindi troviamo al 15esimo posto Sergio Perez. Allora, Sergio Perez si ritira, ma Sergio Perez prende un bel 10 più. Perché Sergio Perez ha fatto un qualcosa che non esiste all'interno della Formula 1. Perché ha fatto esattamente tutto quello che è stato chiesto dal team, ma non solo, ha fatto anche di più. Cioè, ricordo che per tenere dietro Hamilton e per far guadagnare secondi preziosi a Max, lui ormai aveva al posto delle gomme il super tele, che è un pallone che si usava qualche tempo fa. E cosa riesce a fare? Riesce addirittura a risuperare Hamilton, a ributtarlo dietro e a contrastargli e ricontrastargli la posizione. Cioè, è stato gigantesco Perez, è stato un compagno
di squadra, di scuderia, davvero, davvero che dovrebbero aver tutti. Poi lui alla fine è un pilota molto veloce, cioè anche lui ha sacrificato nelle qualifiche per dare la scia a Max, per permettergli di fare, come dire, la pole, si è messo completamente a disposizione, quindi un pilota così prestante, umile, combattivo come Perez non ce n'è. Lo vorrebbero tutti, secondo me, come compagno di squadra. Quindi voto 10+. Allora, il motivo del... Sì, se non sbaglio, a un certo punto, tra l'altro, l'hanno richiamato anche abbastanza in fretta, perché sicuramente poteva rimanere a piedi. Credo che ha ragione giù Vero Leone, se non sbaglio, avesse un problema al cambio. O non gli entravano le marce, non so con esattezza, però mi è sembrato di capire in telecronaca qualcosa del cambio in un piccolo team radio che hanno fatto ascoltare di pochi secondi. E Perez è anche lui la ragione perché Max ha vinto. Con quei secondi Hamilton avrebbe avuto il tempo di fare il pit durante la safety car. Anche lì forse era un po' al limite, però sì, è stato uno dei motivi principali. Quindi sì, Perez ha contribuito alla vittoria del campionato di Max, per quello che il voto è molto alto, perché se lo merita e se lo merita ancora. Dopo, quindi, Perez 10+, dopodiché troviamo in 16ª posizione Nicolas Latifi. E Latifi, per quanto riguarda il Gran Premio, per quanto riguarda quello dimostrato in pista e il fatto che si sia fatto superare e tutto il resto, anche da Mick, non gli do un voto alto per quello dimostrato in pista, quindi gli darei un 4, per esempio. Poi è chiaro che lui, però, è stato quello che ci ha fatto divertire fino all'ultimo, è stato quello che ha permesso, che ha dato l'input a Max per vincere il campionato. Quindi, da chi meno te lo aspetti, poi è arrivata la chiave per un po', come dire, aprire questa porta che sembrava non aprirsi per quanto riguarda Hamilton, Lewis e Max. Di conseguenza, sì, vedo dei 10 per Latifi, mi sento di dire più 4 per le prestazioni espresse in gara, 10 per quello che poi è accaduto e che è andato a scaturire. E, sì, tra l'altro Christian Horner, se non sbaglio, ha dichiarato che di regalare una fornitura vita di Red Bull a Latifi, quindi a parte che non ne ha bisogno perché... lui insomma è milionario, quindi non ha bisogno, ma la fornitura di Red Bull secondo me gliela mandano anche perché insomma se l'è meritata, quindi dai. Poi io guardo sempre la classifica ufficiale F1, e Nicolas Latifi 16esimo, 17esimo posto per Antonio Giovinazzi. Giovinazzi, come dicevamo, finita male un po' la sua avventura in Formula 1 e stava facendo anche un'ottima gara alla fine, nel senso che mancava poco per la zona punti. Problema tecnico, come è capitato anche per Kimi, ha condizionato la sua gara. Diciamo che, visto che era la sua ultima gara e ha cercato di fare, come al solito, una gara onesta per quello che può fare, e anche con lo stato d'animo comunque di correre il tuo ultimo Gran Premio, di iniziare una nuova avventura poi in Formula E e di non sapere se effettivamente poi tra un anno, due anni, tre anni possa avere di nuovo l'opportunità di ritornare in Formula 1, mi sento di dargli un 6, perché anche se la prestazione non è stata eccellente, lui ci ha messo del suo, ci ha provato e solo un problema tecnico poteva fargli terminare la gara, altrimenti sarebbe arrivato forse poco sotto la zona punti o addirittura in zona punti. Dopo tutto quel casino, ad un certo punto poteva capitare di tutto e magari portare a casa anche un decimo o nono posto. Quindi gli darei un bel 6 a Giovinazzi, perché si è comportato come al solito molto bene durante le fasi di gara. 18esimo posto per George Russell. Russell, sarei come voto, direi che siamo su un 5. Non ha fatto una grande gara, in partenza perde due posizioni, se non sbaglio è precipitato anche in ultima posizione,
Poi vabbè, problema tecnico a metà gara, e chiaramente lui in testa attualmente, secondo me anche ieri durante la rottura della sua monoposto pensava già di essere in Mercedes, quindi per lui adesso non rimane che pensare di guidare una Mercedes, di essere competitivo l'anno prossimo e magari chissà di vederlo già lì davanti a battagliare con i primi per ambire a qualcosa di concreto, che potrà essere appunto una delle prime tre posizioni del campionato. Poi magari ci sbalordirà e addirittura metterà dietro Hamilton, questo non lo sappiamo. Comunque, per quanto riguarda la gara di ieri, voto 5 per Russell. Lo aspetto con molta ansia, non vedo l'ora di vederlo in Mercedes a combattere innanzitutto contro Hamilton e poi con tutto il resto del circus. Quindi voto 5. Dopo, ultimo posto, Kimi Raikkonen, 19esimo, ricordo non c'è il 20esimo perché Nikita Mazepin rimarrà senza voto in quanto positivo al Covid, non ha proprio preso parte alla gara, quindi 19esimo posto per Iceman Kimi Raikkonen, che lascia tutti in una valle di lacrime, tutti noi appassionati. E purtroppo mi è dispiaciuto per come è finita la sua gara, gli si è rotto il sistema frenante, è andato anche a sbattere con il musetto a un certo punto fuori pista, ha cercato di fare qualcosa, è tornato ai box, il team ha provato o perlomeno ha fatto finta di provare a ributtarlo in pista, è chiaro che però se ti si spacca, se ti si rompe l'impianto frenante c'è poco da fare, cioè non puoi tornare in pista, non si parla di musetti, non si parla di scocche, ma si parla proprio di sicurezza e in quel caso ho fatto bene a ritirare, mi dispiace, cercherò il suo ultimo team radio, non sarà sicuramente bellissimo, non parlerà di saluti o dediche varie, però insomma cercherò di caricare il suo ultimo team radio, così ascoltiamo le sue ultime parole all'interno della monoposto e così almeno ce lo ricorderemo un po' meglio. Vedo che voi date dei voti molto alti per Kimi, quindi sicuramente Kimi merita, è stato eletto pilota del giorno. È stato eletto pilota del giorno, non ci può stare anche come cosa, però ecco, diciamo che per quanto riguarda la gara potrei dargli un 6 per quello che si è visto in pista e sicuramente un 10 per tutta la sua carriera e per la persona speciale che è, quindi eccolo qui, Kimi, forever, ci mancherai, mi raccomando. Allora, mi sa che in teoria li abbiamo fatti tutti. Come dicevamo, Mazepin non risulta essere nella classifica perché non ha preso proprio parte, causa Covid. Mi è dispiaciuto anche un po' quando ho letto della notizia di Mazepin, perché comunque finire un campionato, il tuo primo campionato e l'ultima gara, non riesci a correrla perché hai il Covid, è un bel problema. Leggo adesso, fate così, scrivetemi dei commenti se volete, non so, chiedere qualcosa o semplicemente scrivere la vostra opinione, così li leggiamo un po' assieme. Max voto 100, sì, dicevamo che il voto è stato 10, quindi di conseguenza il voto massimo di questa classifica l'ho dato a Sergio Perez, ragazzi, è comunque 10 più, giusto per... Allora, vediamo. Mazepin 10 più, minuto di silenzio per il Covid. Durante la pausa cosa fai? Ecco, bella domanda, Gino. Allora, in realtà non volevo abbandonare il canale, perché tipo l'anno scorso, nei mesi in cui, come dire, si è fermata la Formula 1 e si è fermato il campionato, io ovviamente che sono, tra virgolette, specializzato nel proporre Team Radio, e mi sono un po' fermato, però quest'anno non volevo fermarmi, uno perché volevo utilizzare magari Twitch in questo caso per avere anche un confronto con quelli che mi seguono di più come voi o chi semplicemente ha voglia di ascoltare qualcosa sulla Formula 1, quindi magari trattiamo anche il nuovo regolamento, le nuove vetture, tutto quello che riguarda un po' le novità che verranno fuori per il prossimo 2022, e poi per quanto riguarda il canale sì, avevo due o tre idee nuove. Ovviamente adesso, fino a che posso, proporrò i team radio di Abu Dhabi, così almeno cerco di coprirli un po' tutti. Poi magari pensavo anche di portare qualche team radio storico, quindi ascoltare, tradurre e darvi una sorta di prefazione dei
dei team radio storici, magari dei grandi campioni, di quello che trovo, perché chiaramente i team radio sono pochi anni che danno questa possibilità, nel senso che la FIA va in live a proporli agli utenti. Prima non c'era, diciamo, questa tecnologia, quindi sì, di conseguenza ho meno materiale a disposizione, però anche quelli storici potrebbero essere una cosa valida. Ragazzi, io intanto vi ringrazio per esservi collegati questa sera, anche questa sera. Ci vediamo in una prossima live. Continuate comunque a seguirmi su YouTube, perché qualcosa comunque continuerò a farla. E ci vediamo anche per un prossimo video Team Radio, sempre sul Gran Premio di Abu Dhabi. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte da Migu. Ciao!